stregoni della notizia sono è un tema che io tratto ormai da una decina d'anni ed è un tema sempre più attuale per cercare di capire in che mondo viviamo. Ovvero gli stregoni della notizia sono dei comunicatori e io non ho nulla contro i comunicatori, al contrario, cioè io insegno alle università, i comunicatori sono una parte vitale, indispensabile della nostra vita quotidiana e il problema è che ci sono delle linee rosse che non bisogna travalicare, perché quando si superano queste linee si creano dei problemi che vanno a ottenere degli effetti sull'opinione pubblica che sono incredibili, però alla lunga provocano un fenomeno di disaffezione nei confronti della democrazia, delle istituzioni, dei partiti e dei giornali che chiaramente possono essere anche disdicevoli per molti versi. E il punto fondamentale è che gli stregoni di notizia sono i cosiddetti spin doctor, i quali hanno un ruolo riconosciuto normalissimo nelle campagne elettorali, e però quando a volte entrano nelle stanze dei bottoni, diciamo così, tendono purtroppo ad abusare del fenomenale privilegio che tu hai quando puoi comunicare dentro un'istituzione. E abusare significa tendere ad approfittare del fatto che un cittadino in una democrazia matura non dovrebbe mai dubitare della parola di un'istituzione. E per cui se ci viene detto che un dato è quel dato, se ci viene fatta una dichiarazione, noi dobbiamo tendenzialmente credere che sia vero. Quando però è a una casistica enorme, di cui parlo a lungo nel libro, tu abusi di questo privilegio per far passare delle informazioni che sembrano attendibili, ma che in realtà sono viziate all'origine, l'effetto ultimo è che noi raccontiamo ai giornalisti dei fatti, degli avvenimenti, pensando che siano certificati perché provengono, sono autenticati dall'autorità, e che poi in realtà dopo qualche settimana, nei casi più felici, o dopo qualche mese, dopo qualche anno, scopriamo che non erano tali. E questo veramente è molto grave, perché la gestione della comunicazione, questo è un tema sul quale io insisto molto, non è rivolta soltanto alla creazione del consenso. La gestione della comunicazione in mano agli spin doctor è uno strumento fenomenale per combattere delle cosiddette guerre asimmetriche e soprattutto per raggiungere gli stessi scopi che in altri tempi venivano raggiunti o usando la forza militare oppure con operazioni di intelligence molto sofisticate. Oggi la comunicazione è così efficace che puoi raggiungere gli stessi obiettivi usando i media, usando la comunicazione ufficiale, e questo però è una realtà molto sofisticata, di cui, ed è una delle critiche che io faccio ai giornalisti, gli stessi giornalisti non sono abbastanza consapevoli. Perché i giornalisti finiscono per essere la cinghia di trasmissione di idee, manovre che hanno questi effetti colossali sulle nostre società, senza che i giornalisti tentino nemmeno di difendersi o di dubitare della parola che diffondono con tanta sicurezza. E con fenomeni, poi ti ripasso la parola, che sfociano in quello che è il conformismo, in quello che è il pensiero unico su certi argomenti, in quello sul fatto che ci siano delle percezioni della nostra società in cui il non detto è così importante che certe opinioni non hanno legittimità, vengono trattate a prescindere come scandalose, mentre in realtà dovrebbero essere al centro di una sana riflessione democratica. Tutto questo non è che nasce per caso, tutto questo nasce per opera di questi stregoni della notizia, dei quali hanno fondamentalmente due caratteristiche. La prima, conoscono perfettamente il mondo dell'informazione, per cui capiscono, sanno molto bene come si fa a far passare un messaggio, e fin qui nulla di male, ma conoscono anche molto bene le debolezze intrinseche del nostro sistema dell'informazione, le debolezze intrinseche dei giornalisti stessi. E molto spesso gli spin doctor sono ex giornalisti, in quanto tale riescono a ottenere i loro obiettivi con estrema facilità. Il secondo punto molto importante è che noi siamo esseri umani che pretendiamo di essere razionali. Ma lo siamo davvero razionali? No.
Pensate quanto influisce sul vostro comportamento il vostro stato d'animo. Che voi siate euforici o depressi, che voi siate di cattivo o di buon umore, che voi abbiate avuto una grande notizia che vi illumina la giornata o dovete subire una notizia sconvolgente, un lutto o cose di questo genere. La vostra percezione del mondo cambia. Ci sono degli studi psicologici molto raffinati che dimostrano come in realtà l'uomo è guidato soprattutto da questi suoi giudizi e comportamenti che non sono razionali. Altrimenti noi uomini non saremmo affascinati da certe tecniche di marketing e le signore non sarebbero così attratte da certi comportamenti nei loro acquisti. E tutto questo cosa significa? Significa che applicato alla politica, applicato alla comunicazione, queste tecniche di psicologia collettiva sono estremamente potenti e riescono a condizionare le vostre percezioni, le nostre percezioni, senza che noi siamo minimamente consapevoli di essere condizionati. Tutto questo, secondo me, è molto grave. È veramente molto grave, perché da un lato, se vogliamo essere espliciti, chi usava queste tecniche? Beh, un esempio viene all'occhio subito, un certo signor Goebbels, della Germania nazista, il quale, ahimè, nel studiare le sue tecniche estremamente efficaci di manipolazione della percezione delle masse, ricorreva alle teorie elaborate dal padre degli spin doctor, dal padre degli stregoni della notizia, che è il signor Bernays, un signore americano il quale negli anni 20 ha elaborato per primo le moderne tecniche di influenza. Con una differenza molto importante, negli stati totalitari è facile farlo. Negli stati totalitari è una sola verità, non c'è libertà d'opinione, non c'è pluralismo. Però se voi guardate che cosa accade nelle nostre democrazie, oggi fortunatamente meno, e io sono molto grato a internet perché veramente ha fatto esplodere molti tabù, però per troppi anni su molte tematiche quello che prevale è un pensiero unico, con effetti che purtroppo sono simili a quelli di una propaganda, anche di un regime autoritario. Tutto questo è molto pericoloso per la democrazia. Io sono un democratico convinto fino al midollo, sarà anche perché sono mezzo italiano e mezzo svizzero, per cui in Svizzera la democrazia è sacra, ma veramente io ritengo che sia un dovere per la qualità della nostra democrazia essere consapevoli di queste tecniche e pretendere dai giornalisti che, essendone consapevoli, e purtroppo lo dico con molto rammarico, quasi sempre non lo sono, possano permettere all'opinione pubblica di essere meglio informata e di decriptare, non dico in tempo reale, ma in tempi molto stretti, quando è in corso una operazione di orientamento / manipolazione dell'opinione pubblica. Ci sono, nell'ambito delle tecniche che vengono usate per incanalare il dibattito, c'è quella giustamente purtroppo, dell'uso della terminologia. Le parole hanno un potere molto forte. Le parole servono a creare dei frame, ovvero che sono dei valori collettivi che sono molto dei valori, le cornici valoriali che sono fondamentali per creare un giudizio sul politicamente corretto e politicamente scorretto. Scrivendo il libro ho citato una scoperta di un professore americano che mi ha molto sorpresa. Ovvero lui ha rivelato che la parola complottista nell'uso che viene fatto oggi viene stata una elaborazione della CIA ai tempi dell'attentato a John Fitzgerald Kennedy. Ovvero all'epoca molti americani cominciarono a dubitare delle conclusioni della commissione Warren, che evidentemente non stava in piedi, e la stampa pretendeva che venissero contestate queste conclusioni. E allora la CIA, nel tentativo di contrastare questa onda che sembrava crescente nell'opinione pubblica americana, incominciò a cambiare strategie, cioè anziché andare ad argomentare nel merito delle contestazioni fatte alla commissione Warren, incominciò a dire, e
usò come volano alcuni giornalisti amici nelle redazioni americane, di accusare chi sosteneva queste tesi di essere complottista, cioè di vedere complotti dappertutto. Era un tentativo, il tentativo andò così bene che da allora, se voi notate, l'uso di parole come complottista, in misura minore, ma anche la questione del populista rientra nello stesso schema, è molto forte, perché quando tu usi qualcuno, accusi qualcuno di essere complottista, ottieni due effetti sicuri. Il primo, lo costringe a discolparsi, lo costringe a dimostrare di non essere un complottista. Secondo, comunque la sua tesi viene tarlata dal dubbio, perché la gente comincerà a pensare, però quello effettivamente è complottista. E in questa maniera magari opinioni che sono perfettamente plausibili vengono marchiate con questo timbro, il che è molto pericoloso, il che, attenzione, non significa che tutte le teorie complottiste siano attendibili, non dico questo. Dico che chimiche. Sono alcune cose che chiaramente sono inverosimili, cioè, a volte il rischio che poi tu passi all'estremo opposto dicendo, ecco, piove oppure fa troppo caldo, che è un complotto per impedire la conferenza, cose di questo genere. No, non è questo il punto. Però questo tipo di approccio può essere usato come discriminante contro il tuo avversario politico o contro chi propone delle opinioni differenti. Ma cos'è successo negli ultimi anni? Tu lo ricordavi molto bene. Allora, io nel libro spiego, ad esempio, come mai sull'euro, tema delicatissimo, io lo so bene perché negli anni 90, io all'epoca ero ancora al giornale, seguì le fasi preparatorie dell'euro. E le fasi preparatorie dell'euro in cosa si risolvevano? Si risolvevano noi giornalisti che andavamo ai vertici europei e andava in scena una sorta di psicodramma nazionale. Perché lo psicodramma nazionale era il fatto che la gente era terrorizzata da non essere ammessi al primo girone dei paesi che adottavano l'euro. Ah, non possiamo non essere tra i primi ad adottare l'euro. E poi una retorica ridondante. Ah, l'euro fa bene. Prodi arrivò a dire che si sarebbe lavorati tutti un giorno in meno, avrebbe portato fratelli. L'Italia si sarebbe germanizzata, insomma, che sarebbe diventata efficiente, ricca e produttiva come la Germania, tutte queste cose. E poi nel corso degli anni si è sostituito sono sostituiti altri frame, cioè il frame del ce lo chiede l'Europa, oppure l'Italia non decolla perché è colpa degli italiani, che non sono all'altezza dei partner europei, eccetera, eccetera, eccetera. Fino a quando nel 2011 l'Italia ha avuto un primo ministro di nome Mario Monti, il quale ha avuto un effetto, secondo me, ormai secondo tutti, molto grave sull'economia italiana, perché l'ha fatta sprofondare in una logica deflazionistica marcata. Questa logica deflazionistica ha avuto come effetto, ce lo ricordiamo bene, attenzione, il 2011 ha avuto sull'economia italiana un effetto molto maggiore rispetto al 2009, la crisi dei mutui subprime. Perché all'epoca le banche italiane, apro questa parentesi e mi scuso, non avevano tanti prodotti derivati nel loro portafoglio, avevano tanti buoni titoli di Stato italiano ed erano considerate banche solide. Poi nel 2011 arriva Monti e fa una politica profondamente recessiva. Mister Piano B annuisce. Ecco. Ecco. Grazie, Antonio. il punto qual è? È che quando Mario Monti va in televisione, alla CNN che fosse, credo, e dice apertamente che lui sta distruggendo la domanda interna, dice una cosa gravissima di cui tutti voi probabilmente non siete nemmeno consapevoli, perché all'epoca nessun grande media riprese quella dichiarazione. Ma che cosa accade nell'economia italiana? Che c'erano decine di migliaia di famiglie che vivevano grazie a piccoli commerci, a piccole iniziative, cioè questa economia basata sulla crescita, o comunque sul sostentamento dell'economia nazionale, che improvvisamente venne annientata. E allora improvvisamente il pubblico comincia a chiedersi, ma com'è possibile che oggi viviamo non più nel mondo migliore che ci avevano promesso? E cominciò a farsi delle domande e a pretendere delle risposte. Non le trovarono sui grandi media. Perché lo ricordate bene,
io questo lo dico con dolore essendo giornalista, però la grande stampa era tutta schierata a sostenere il governo Monti al di là di ogni evidenza. Incominciarono a trovarla su internet. Cominciarono a trovarla, direi che il fenomeno più evidente è quello del professor Alberto Bagnai, oggi senatore della Lega, e che il suo successo è stato tale che ha poi permesso, trascinato, ha fatto nascere altre iniziative, tra cui scenari economici di Rinaldi, tra cui dato credito alle critiche del professor Savona, ma che il professor Savona non è un anti-europeista, ha portato alla luce i tweet e poi la popolarità di Claudio Borghi Aquilini, eccetera, eccetera, eccetera. Ma perché questo è successo? Perché la gente, toccata nel proprio interesse, si è detta: io voglio altre, voglio avere delle risposte. E si è accorta dell'effetto devastante della propaganda. Cioè si è accorta che quel che gli diceva il governo e quel che raccontavano i media non corrispondeva alla sua realtà quotidiana. E qui c'è una frase che io ripeto nel libro: troppo spin uccide lo spin. Troppa propaganda uccide l'effetto della propaganda quando il cittadino è messo nella condizione di poter verificare di persona la verità. E quando questo accade, il fenomeno è talmente forte, l'onda di ritorno è talmente forte, che chi è stato il propagatore della propaganda finisce per pagare uno scotto enorme, la gente non gli crede più. Esempio classico, un certo signor Matteo Renzi, il quale aveva dei... Vediamo se questo tenore. Vai, vai. Aveva a un certo punto una popolarità altissima, 80% del Partito Democratico, dopo poche settimane della sua ascesa alla testa del Partito Democratico, ottenne il 40% di consensi alle elezioni europee. E che cosa? Renzi è stato il primo politico italiano ad applicare nel nostro paese le tecniche dello spin più estremo elaborate dagli spin doctor anglosassoni. E sono molto sofisticate. Ad esempio, durante la fase della sua ascesa, lui era molto abile, giocava molto sull'immagine, si faceva vedere arrivare in bicicletta, poi i giornalisti scoprirono che arrivava in auto fino a dietro l'angolo, scendeva, gli davano una bicicletta e arrivava in bicicletta. Vabbè, sono trucchetti. Ma soprattutto era molto attento all'uso delle parole. Ad esempio, diceva: io sono a favore della famiglia cattolica tradizionale, però non posso non riconoscere i diritti degli omosessuali. Io sono a favore della libera impresa in Italia, però i sindacati hanno le loro buone ragioni. Perché diceva questo? Che a voi oggi pensate, ci prendeva per i fondelli. Sì, vi prendeva per i fondelli, ma all'epoca quasi nessuno lo diceva. Perché? Perché come funziona il vostro cervello? E questo uno spin doctor lo sa benissimo. Voi ascoltando queste parole, che voi foste dei tradizionalisti, pensavate: ok, Renzi è uno dei nostri. E se voi foste dei progressisti favorevoli ai matrimoni gay, pensavate: ok, lui è uno dei nostri. E così via. Su questa ambiguità tipica degli spin doctor, Renzi ha costruito il suo consenso. E il suo spin doctor era Sensi, che infatti è cresciuto in Gran Bretagna, il quale ha copiato le tecniche di Alistair Campbell. Un'altra delle tecniche era annunci a raffica. Tu fai tanti annunci. Una riforma al mese. Una riforma al mese. Vi ricordate? Ah sì, cambieremo l'Italia in 100 giorni. Poi divennero, no, a fine 1000 giorni poi divennero, dopo un po' di tempo. E poi la buona scuola, le cose, cioè tanti annunci volti a creare un'attesa, nel presupposto che la gente aveva la memoria corta e che si sarebbe accontentata di questi slogan. Annunci 100 e mantieni 10. Dopo un po' però le persone hanno visto che la disoccupazione non scendeva, l'economia non ripartiva, le tasse aumentavano e hanno cominciato a dubitare pesantemente della sua parola. Quando la gente ha cominciato ad accorgersi che Renzi non era coerente con quel che aveva annunciato, l'onda di ritorno è stata violentissima e la sua popolarità è letteralmente precipitata. E che cos'è successo? È successo un fenomeno che fortunatamente non è infrequente. Quando tu sei uno spin doctor di questo tipo, perché non tutti i comunicatori sono così, bisogna ricordarlo, a un certo punto perdi la percezione della realtà, perché sei dentro una macchina rapidissima e non capisci più quando tu stai esagerando e quando la gente non ti segue più.
Renzi non ha cambiato passo, non ha cambiato tono, non ha cambiato strategia, ha continuato a raccontare lo stesso tipo di approccio. E più lui accentuava questa comunicazione, più la gente gli andava contro. E fortunatamente, grazie a internet, il tentativo della maggior parte dei media di proteggerlo dal malumore degli elettori non è stato sufficiente. Prendete ad esempio, qualche tempo fa Renzi è andato in giro col treno per l'Italia. I giornali raccontavano di una realtà virtuale in cui Renzi scherzava a bordo con i giornalisti, faceva le battute, il PD arriverà primo in stazione, faccio il capotreno di un'Italia che riparte, queste frasi molto renziane, no? E però ogni fermata veniva preso letteralmente a pomodorate. Ma è vero, cioè, ogni fermata veniva fischiato e preso a pomodoro, però i media, i telegiornali non lo dicevano. E ciò nonostante, grazie a internet, grazie all'influenza che hanno avuto i social media, grazie al fatto che sono nate molte testate controcorrenti, questo non è servito a nascondere, anzi è servito ad accentuare il senso di rabbia da parte dei cittadini, che dicevano ma come... TG1 non ci dice niente, il Corriere della Sera non ci dice niente, però queste cose qui accadono perché le vediamo sulla rete. Cioè, insomma, hanno fatto più i cittadini con i loro cellulari che le telecamere del TG1, sostanzialmente. In questo caso sì, ma perché questo? Perché c'è una frattura molto forte, e lo dico, lo ribadisco, io da giornalista mi spiace dire queste cose. Io sono di scuola montanelliana, come mia ambizione personale il fatto che il giornalista debba servire il lettore, essere onesto intellettualmente. E quando purtroppo però tu tendi a essere troppo compiacente col potere, con le istituzioni, finisci per tradire questa missione. Finisci per applicare un'autocensura o di autoconvincerti di una realtà che però non è quella reale. Vi racconto altri due episodi tipici del modo purtroppo di ragionare dei giornalisti attraverso il frame del politicamente corretto. Uno mi aveva impressionato quando Beppe Grillo, parliamo ormai di 7-8 anni fa, fece il Vaffa Day a Bologna, il primo Vaffa Day. C'erano 40.000 persone in piazza a Bologna, lui lo portarono sul canotto, no? Ebbene, quel giorno lì ricordo che i grandi giornali pubblicarono un fogliettone, che è l'articolo in basso a piedi pagina, nelle pagine interne. Infatti io sul mio blog dissi, ma scusate, qui c'è un fenomeno sociale incredibile, da un blog nasce un movimento di protesta trasversale e voi non lo recepite? Seconda questione, e tu eri sul palco, Matteo Salvini una settimana prima del voto fa un comizio qui in Piazza Duomo a Milano, impressionante. C'erano, quante persone erano? 50.000 persone. La sera accendi il telegiornale, non era neanche nei titoli, perché erano tutti aperto con la manifestazione del PD a Roma contro il fascismo. No? E le immagini del telegiornale mi avevano impressionato. Le immagini del telegiornale non hanno fatto vedere un solo fotogramma della piazza piena, ma solo qualche spezzone delle frasi, neanche le più significative, pronunciate da Salvini sul palco. E io lì mi sono detto, ma... questa è veramente un tentativo di distorcere la realtà. E però non è bastato, perché poi su internet è partito il tam-tam e c'era questa foto dall'alto che era impressionante, cioè Piazza Duomo piena di persone. Le immagini sono molto importanti. Questo ve lo ricorderete tutti, è una foto che faccio vedere abbastanza. È la manifestazione di Charlie Hebdo. Tutti i capi di Stato e di Governo, una settimana dopo la strage, vi ricorderete, c'era anche Renzi, qui li vedete, alcuni oggi non sono più al potere, ma insomma, Hollande in prima fila, la Merkel, Netanyahu, eccetera. E ci dissero tutti i telegiornali che questi politici avevano cappeggiato il corteo di 1 milione di persone che avevano sfilato per le strade di Parigi. E le immagini che avevamo visto dal telegiornale erano coerenti, vedevi questi primi piani e poi la massa dei partecipanti dietro. Però la realtà era un po' diversa, la realtà era questa. Ovvero, e guardate come sono stretti, cioè uno dice, ma come? Allora, ancora una volta, l'ho già detto, lo ripeto questa volta, però il problema qual è? È che secondo me la security francese fece la cosa giusta, cioè tu non puoi esporre così tanti leader al rischio di un attentato.
Però la cosa, la manipolazione è che gli dissero state tutti stretti, queste sono delle photo opportunities in cui c'è di solito pochi cameraman che prendono le immagini e poi le passano ai colleghi, perché poi sapevano già le avrebbero montate assieme alle immagini dell'altra manifestazione. Questo è un inganno. Sì, sì, poi dopo ovviamente, certo, c'è... Ma non solo, poi le immagini, vedete che questi qua salutano le persone anche alle finestre, no? Ah oui, la France va résister, in realtà praticamente quelli, le massaie o le persone che lavorano erano praticamente agenti dei servizi segreti francesi che facevano la vita di essere. E poi naturalmente anche i terroristi hanno imparato a usare le immagini, no? Io vi faccio vedere questa immagine, purtroppo vera, queste sono persone che poi sono state decapitate, e qui però c'è qualcosa di strano, perché lo potrete notare, improvvisamente, vedete, questi sono dei giganti. Saranno alti 2 metri, 2 metri e mezzo, perché poi l'immagine successiva ridiventano piccoli, questi sono inginocchiati, ma perché cos'è? Questa è una tecnica psicologica molto sofisticata, subliminale, voi non ve ne accorgete, adesso ve ne accorgete perché ve la spiego, quando la guardate non... questo serve a condizionare la vostra percezione, cioè voi vedete i terroristi grandi e voi li percepite come molto forti e minacciosi, va a colpire il vostro subconscio, che è quel che conta, perché è quello che vi condizionerà e alimenterà un'angoscia improvvisa e irrazionale. E poi naturalmente vi ricorderete questa immagine drammatica, oppure quella di Omran, l'altro bambino ferito, però attenzione, questa immagine che riguarda Barcellona non l'avete mai vista. Anche lì un bambino molto piccolo morì di fianco alla madre. E non vedeste neanche questa foto. Tra l'altro guardate, la stessa posizione, calzoncini blu, scarpette blu. La simmetria è perfetta, non l'avete mai vista. Perché? Perché arrivò l'ordine della polizia spagnola che disse non dobbiamo far vedere le immagini delle vittime, in particolare le immagini dei bambini. Il che ci può stare, a condizione però che le regole valgano sempre. E che le foto dei bambini morti non vengono usate in maniera strumentale. Invece, Aylan sì, queste foto no. Le foto dei bambini morti nello Yemen, no, non le vedete mai. Nello Yemen è in corso una guerra terribile, di cui non parla nessuno, perché non c'è interesse che si parli di quella guerra. E questo è un esempio classico di spin, di orientamento dell'opinione pubblica. Oppure queste immagini, 11 settembre, ve lo ricordate, il Newsweek ci fece la copertina. È giusto o non è giusto pubblicare queste immagini? Eh sì o no? In questi casi c'era la voglia di incrementare lo shock. Però i bambini morti a Barcellona no. Secondo me questo non è coerente. Cioè, ovviamente Macron l'abbiamo detto, ma se volete vi faccio vedere altre immagini. Questa è un'immagine che nel 1992... venne sparata dai giornali di tutto il mondo. I titoli sono la fotografia che fece vergognare il mondo e la prova che ci sono i campi di concentramento in Bosnia gestiti dai serbi. Il sottotitolo qua del Daily Mail è dietro il filo spinato nel brutale, la verità brutale sulle sofferenze in Bosnia. Che cosa evoca questa foto? I campi nazisti, certo. I campi di concentramento. Non c'è mai stato un campo di concentramento in Bosnia, lì a Trombolgie. Questa è una foto scattata da un fotografo che, avendo capito che questa foto evocava, la spacciò come quella di prigionieri dietro il filo spinato. In realtà la foto è stata fotografata dall'interno di un campo della Croce Rossa che smistava gli aiuti alimentari alla persona civile. Queste erano persone in coda per prendere la loro razione di cibo. E la prova, me l'ha fatta notare un osservatore attento come il generale Fabio Mini, è lui che mi ha fatto passato queste... Guardate questa fotografia, guardate il... come si chiama? Il lunotto, del filo spinato. La, sì. È attaccata dalla parte dei prigionieri.
Non ho mai visto un campo di concentramento in cui tu praticamente puoi staccare il filo spinato. Non esiste. Però i giornalisti, i media, hanno pubblicato questa foto. Dopo qualche anno il fotografo ha ammesso. L'occasione era troppo ghiotta, il clima era giusto, lui aveva fatto un sacco di soldi grazie a questa foto, ed era troppo bella come cosa. Dopo gli storici hanno ricostruito, ma dopo è troppo tardi. Così come questa è clamorosa, è la finta manifestazione degli islamici a Londra, e vi invito a cercarla su internet, si vede, la CNN a un certo punto ha organizzato una messa in scena. Fortunatamente, ancora una volta, potenza di internet, un signore ha preso il suo cellulare e ha filmato tutto. C'era la strada vuota e improvvisamente si vede la giornalista della CNN che fa venire questi attivisti islamici coi cartelli già predisposti in mano e li fa stringere come i politici prima di fronte alla telecamera per poi dire al mondo: ecco, questa è la manifestazione di protesta e solidarietà con le vittime dell'attentato da parte della comunità islamica di Londra. Erano 10 persone. Con l'effetto di una telecamera tu puoi fare questo. Con il primo piano tu facevi vedere. E fortunatamente c'era questo giornalista, questo cittadino che ha filmato, poi l'ha diffuso su internet, la CNN poi si è discolpata, però questo è un esempio di manipolazione indiretta. Allora, con le immagini hanno questo potere enorme. Le immagini parlano ai vostri sensi. Parlano che voi siate italiano, francese, turco o algerino, non importa. Parlano a voi che avete la laurea e come a chi ha solo la quinta elementare. Parlano alla persona anziana come al bambino. Colpiscono i vostri sensi, per cui l'immagine, il messaggio politico veicolato tramite l'immagine ha una potenza pazzesca. E questo è ben noto agli spin doctor. Infatti, ci pensate bene, di fronte a ogni crisi, grande crisi, c'è sempre un'immagine a sostegno. E questo è una cosa che poi quando ve le si spiega poi dite: ah sì, è vero, ho ragione, ma al momento la gente non se ne rende accorge. Conto. Il pericolo è fondamentalmente questo, la censura. Attenzione, io sostengo, lo documento nel libro, come la polemica sulle fake news e sulle post-verità è assolutamente strumentale. Nel libro trovate un sacco di esempi, tantissimi esempi riferiti agli anni passati, in cui il problema principale non era la bufala diffusa da qualche account Twitter o Facebook o da qualche blogger, ma è fondamentalmente la disinformazione che trae origine a livello istituzionale. Le più grandi bufale sono queste, le più grandi operazioni di orientamento dell'opinione pubblica nascono dove ci sono molti fondi, dove hai il potere di condizionare la piramide dell'informazione. E infatti purtroppo stanno proliferando i disegni di legge. In Italia c'era quello che diceva, non so se ancora, che usava l'ex deputatessa del 5 Stelle, poi passata, la Gambaro, dicevo, usava la stessa terminologia della legge sulla stampa del fascismo, invocava di punire addirittura con 2 anni di carcere chiunque diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose. E il punto, questo è inammissibile. Se voi andate a vedere la nuova legge in Germania, il progetto di legge che sta approvando in questi giorni Macron, la commissione a cui ha fatto riferimento Zanni poco fa, è molto inquietante. Perché alla fine il pretesto qual è? Con l'idea, la presunzione gravissima in democrazia di poter determinare cosa è vero e cosa è falso, tu in realtà andrai a censurare, a bloccare, a intimidire o addirittura a eliminare le voci veramente libere e anticonformiste. Perché il vero obiettivo di tutta questa polemica è questo, perché se così non fosse, il vero punto è che nessuno invoca misure contro lo spin che nasce dentro le istituzioni. Questo è un argomento che non viene mai citato. Non è prevista nessuna sanzione contro chi fa le grandi manipolazioni da dentro uno Stato. E questa è la dimostrazione della malafede di chi propone delle leggi pericolose, veramente distruttive di quello che è il tessuto vitale della nostra democrazia,
di questi tempi, e io mi auguro vivamente che queste leggi non passino non solo in Italia finché c'è un governo, nuovo governo, siamo al riparo, ma che non passino neanche negli altri paesi europei.